È quasi una contraddizione il titolo che ho proposto per questo video, visto che il cibo è tridimensionale. Il riferimento però è alla nuova impresa di Filo e Brigitta che aprono un nuovo ristorante in cui i cibi vengono realizzati utilizzando una stampante 3D. Dopo l'intermezzo marziano affidato a Francesco Vacca e Alessandro Perina, ritroviamo Marco Bosco e Giampaolo Soldati, che sono gli attuali autori che stanno realizzando la maggior parte delle storie di Topolino Comics and Science che stiamo leggendo in questi mesi su Topolino. Bosco ritorna alla direzione narrativa che aveva dato alla serie a suo tempo quando aveva preso le redini di Topolino Comics and Science, ovvero raccontare la scienza utilizzando esempi di vita quotidiana. In questo caso lo sceneggiatore si concentra sul problema di doversi procurare il cibo, che ovviamente in città è decisamente una cosa molto semplice. In particolare utilizza Filo e Brigitta per proporre un ristorante di nuova concezione, ovvero uno in cui il cibo è prodotto utilizzando le stampanti 3D. Questo permette allo sceneggiatore di poter raccontare il funzionamento in particolare di questo genere di stampanti, più in generale di una qualunque stampante tridimensionale. La stampa 3D è un processo detto di produzione additiva, in cui il dispositivo realizza l'oggetto da costruire a partire da un modello 3D realizzato con un software apposito. Il primo brevetto per un dispositivo di stampa tridimensionale risale al 1986 ed è firmato da Chuck Hull. Le prime stampanti realizzavano i loro oggetti utilizzando un unico materiale che veniva aggiunto man mano, strato dopo strato, fino alla sua conclusione. Con l'avanzamento tecnologico, oggi le stampanti sono in grado di trattare più materiali contemporaneamente, riuscendo così a realizzare dei manufatti molto più completi e complessi. La prima applicazione della stampa tridimensionale al campo alimentare risale al 2006, quando un gruppo di studenti della Cornell University, per un loro progetto universitario, proposero il progetto Fabet Home, che prevedeva la costruzione di una stampante tridimensionale funzionante in grado di produrre tavolette di cioccolata, cookies, formaggi. Nel 2014 arriva poi la stampante Fudini, la prima stampante a uso alimentare di tipo commerciale. La ditta produttrice infatti la affittava, e continua ancora oggi ad affittarla, a tutti coloro che ne fanno richiesta. Nel 2015 invece, interessarsi della faccenda, troviamo la Barilla, che insieme alla TNO sviluppa una stampante in grado di produrre la pasta. Il primo ristorante che produce i suoi cibi con stampante 3D è il Food Inc. a Londra, che in base a quello che sono riuscito a trovare sembra sia stato inaugurato nel 2018. Le informazioni su questo ristorante sono molto poche, per non dire quasi nulle. È veramente molto difficile, a quanto sembra, riuscire a trovare un tavolo libero, alimentando così l'aura di esclusività per questo genere di ristorante. Sempre nel 2018, quanto sono riuscito a scovare, sono stati inaugurati altri ristoranti 3D, inclusi un paio in Spagna. Anche la NASA si è interessata all'applicazione della stampa tridimensionale al campo dell'alimentazione. E infatti nel 2013 un proposal sull'applicazione del food printing alla produzione di cibo nello spazio. E invece del 2019 il primo esperimento in tal senso realizzato proprio sulla Stazione Spaziale Internazionale. A portarlo a termine ci hanno pensato gli astronauti russi, che hanno utilizzato tecnologia sviluppata dall'azienda israeliana Aleph Farms. In questo caso la stampante tridimensionale ha realizzato una bistecca utilizzando delle cellule di mucche. Ho avuto la possibilità di vedere il video dimostrativo legato a questo specifico esperimento
progetto proprio nel 2019, quando insieme con tutto il gruppo di Cosmo Explorers mi recai alla Altec in visita. La visita concludeva appunto il progetto di Cosmo Explorers, che era un progetto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica volto a portare l'insegnamento dell'astronomia nelle scuole superiori utilizzando come gancio il videogioco di esplorazione spaziale Kerbal Space Program. Nel corso di questa visita, come ho detto, ci hanno fatto vedere questo video in cui la stampante 3D depositava pezzettino dopo pezzettino le varie cellule di carne sopra il piatto, partendo dal basso e salendo su verso l'alto. In questo modo i pezzettini di carne, in questo caso sintetica, prodotta dalla stampante 3D, aderiscono allo strato sottostante grazie alla tensione superficiale. Questo è l'unico modo possibile per poter costruire un qualunque oggetto sulla Stazione Spaziale Internazionale utilizzando la stampante 3D, a causa ovviamente della microgravità in cui la stazione spaziale si trova, diciamo così, immersa. Non è detto che in futuro non dedicherò qualcosa di ancora più approfondito proprio sulla microgravità. Quel video di cui vi parlavo non sono riuscito a trovarlo, ed è il motivo per cui vi ho mostrato il video di costruzione di un utensile sulla stazione spaziale. D'altra parte, il principio di costruzione è identico. Tra i lettori di Topolino 3478, però, ci sarà stato qualcuno che magari ha anche letto l'articolo successivo alla storia, in cui si afferma che la NASA si è interessata alla stampa 3D o al food printing sin dal 2008. Ho provato a cercare informazioni su NASA e food printing relativamente al 2008, però il riferimento più vecchio a questo interessamento è proprio il proposal del 2013 di cui vi parlavo prima. Per cui, se tra i lettori c'è qualcuno che ha qualche informazione più specifica in merito, i commenti sono a vostra disposizione per segnalarci la fonte. Per quel che mi riguarda, invece, trovate tutte le fonti e gli approfondimenti, come sempre, in descrizione. Dopo il doveroso alert relativo alle fonti di questo video, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, augurandovi dei pasti genuini e buoni, non mi resta che dirvi saluti a tutti!